Educare all'imprenditorialità è l'obiettivo di tre iniziative di formazione professionale organizzate da ECIPAR, l'ente di formazione professionale della CNA di Ferrara. Obiettivo: spiegare agli aspiranti imprenditori più giovani i vantaggi e rischi dell'attività di impresa e affiancare gli imprenditori più anziani nella conduzione della propria azienda. Il nostro obiettivo è quello di far crescere le competenze manageriali degli imprenditori locali, quindi non solo farli costruire i loro prodotti nella maniera tecnicamente più ineccepibile, ma anche consentirgli di stare sul mercato, quindi sapere come condurre l'impresa, dove trovare i clienti, come concordare i prezzi, qual è il margine operativo. E pertanto abbiamo un pacchetto di proposte formative per tutti i tipi di impresa, dai neoimprenditori che devono sviluppare le strategie per rimanere sul mercato, agli imprenditori che invece devono magari conoscere tecniche di contrattualistica del lavoro, insomma, e capire come muoversi nella burocrazia contemporanea che cambia di minuto in minuto. C'è anche una parte dedicata a stage? Sì, in particolare abbiamo un nuovo corso per disoccupati che si chiama Tecnico della gestione di impresa, che vuole aiutare i ragazzi a capire come gestire una loro idea imprenditoriale. Lo stage sarà realizzato in affiancamento ai mentor che sono stati formati attraverso un altro progetto di CNA. Quindi non sarà uno stage tradizionale, ma costruito in maniera innovativa, e il mentor li aiuterà a sviluppare la loro idea di impresa. Intanto prosegue l'attività formativa di ECIPAR nei settori più tradizionali, per esempio quello dell'acconciatura, in cui l'ente di formazione della CNA è l'unico attualmente in grado di offrire corsi appunto di formazione. In provincia di Ferrara siamo gli unici che gestiscono il percorso di qualifica riconosciuto dalla Regione Emilia-Romagna, che quindi consente poi di avviare un'attività in proprio. È un percorso di 1800 ore con docenti qualificati ANAM, quindi Accademia Nazionale Acconciatori Misti, e al termine i nostri allievi possono o avviare appunto, come dicevo, un'attività in proprio, anche se lo sconsigliamo perché è meglio che facciano un po' di pratica da chi conosce meglio il mestiere, oppure trovare occupazione presso i laboratori del territorio. La prima edizione della mostra mercato degli artisti artigiani itineranti, denominata Recycle & Co., si inserisce nel Festival Internazionale a Ferrara. La mostra mercato si terrà nella zona centrale del centro storico, nelle zone adiacenti al Castello Estense. Internazionale a Ferrara è il festival della rivista di Internazionale, un weekend di incontri con giornalisti, scrittori e artisti provenienti da tutto il mondo che si svolge annualmente dal 2007. È organizzato da Internazionale in collaborazione con il Comune e la provincia di Ferrara, l'Università degli Studi e la Regione Emilia-Romagna.